Buongiorno, mi chiamo Ivano Zoppi e sono segretario generale di Fondazione Carolina. Nell'ultimo anno e mezzo il fenomeno del cyberbullismo e delle azioni illegali in rete ha subito un grande incremento. Il lockdown ha aumentato le ore di utilizzo degli strumenti digitali, facilitando l'esposizione a situazioni pericolose per i nostri ragazzi. Le segnalazioni che sono arrivate ai nostri team di supporto sono quintuplicate. Ma quando parliamo di cyberbullismo, cosa intendiamo esattamente? Secondo la legge 71 del 2017, qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Ogni atto di cyberbullismo è caratterizzato dalla pervasività in ogni tempo e in ogni luogo, anywhere, anytime. Ci sono diverse manifestazioni di cyberbullismo. Flaming, cioè la battaglia verbale online di messaggi violenti e o volgari. Harassment, messaggi insultanti e o volgari inviati ripetutamente tramite PC o smartphone. Exposure, cioè la pubblicazione e la condivisione in rete di informazioni personali e private di terzi. E cyberstalking, cioè il molestare una persona attraverso dispositivi di comunicazione elettronica. La denigration, cioè la condivisione di foto ritoccate o video di prese in giro allo scopo di denigrare. Il baiting, cioè il prendere di mira utenti in contesti di gruppo, chat, giochi, forum, insultandoli. Il trickery, ottenere cioè informazioni confidenziali da una persona per poi pubblicarle e condividerle. E ancora l'exclusion, cioè l'esclusione volontaria di un coetaneo online. E tra le situazioni di pericolo in rete occorre citare anche il sexting, cioè lo scambio di contenuti a sfondo sessuale. Molti adolescenti e preadolescenti ne sono coinvolti. I rischi sono legati alla perdita del controllo nella diffusione di proprie immagini intime e nella possibilità di incorrere nei reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Se siete a conoscenza di situazioni come quelle che ho descritto e che coinvolgono i vostri figli o qualcuno che conoscete, non esitate a contattarci.